Buonasera a tutti. Stiamo attendendo il dottor Maresca, ma arriverà a momenti, quindi noi intanto cominciamo. E grazie a tutti di essere intervenuti. E io ringrazio anche da parte del sindaco Mitrano, che stasera non è potuto essere qui con noi perché è fuori Gaeta per motivi istituzionali. E io sono Lucia Maltempo, l'assessore alle politiche sociali e alla pubblica istruzione. E altro, ma non starò qui a tediarvi con le mie deleghe. E siamo qui stasera proprio nell'ambito delle iniziative che abbiamo programmato nell'arco di quest'estate. E noi praticamente come rappresentanti dell'amministrazione abbiamo sentito l'esigenza di dedicare qualcuno di questi eventi a una tematica concernente l'appalto pubblico. Il contesto, mai come adesso, soprattutto per noi amministratori, riveste particolare attenzione per tutte quelle criticità che possono insidiarsi nelle pieghe della materia in argomento. La vetrina che andremo ad analizzare richiede specifiche competenze professionali, operanti negli ambiti perimetrali tecnici ben definiti, ma il nostro ruolo di amministratore pubblico con potere deliberante di affidamento finale non può abdicare alle necessità di maturare una giusta comprensione del fenomeno stesso nei suoi variegati aspetti. Del resto, proprio a sostegno di tali necessità, è stata percepita anche a livello governativo nazionale la necessità di creare una struttura ad hoc, ovvero l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, presieduta dal dottor Cantone, al fine di fungere da insostituibile sostegno per tutte le amministrazioni dello Stato che devono misurarsi quotidianamente con il contesto in analisi durante l'espletamento delle proprie funzioni civiche. La scelta del convegno Regolazione e Mercato degli Appalti Pubblici tra forma e sostanza è lo stimolo per una discussione più ampia, impreziosita soprattutto dai commenti e dalle valutazioni dei nostri illustri relatori. La dottoressa, i relatori ve li presenterò tra pochissimo nello specifico, mano a mano che gli darò la parola, se no perdiamo troppo tempo e già abbiamo iniziato in ritardo. Loro hanno voluto pregiarci della loro presenza perché hanno voce in capitolo per farlo e soprattutto noi terremo conto delle loro considerazioni necessariamente. L'incontro sarà arricchito anche dalla presentazione dell'ultima pubblicazione aderente a questo contesto, realizzata dal notaio Roberto Cogliandro, dal titolo L'avvaliamento, profili interdisciplinari, la cui prefazione tra l'altro è stata proprio curata dal dottor Cantone. Come accennavo, affronteremo la materia avvalendoci dell'ausilio di una platea di relatori di tutto rispetto per la caratura dei profili che li distinguono e per il contributo culturale che ognuno di essi apporterà, derivante soprattutto dall'esperienza maturata nel corso della loro attività professionale nel mondo accademico, in quello della giustizia e in quello dell'amministrazione politica. Immancabilmente il contesto riguarderà anche l'aspetto concernente le infiltrazioni illegali, con tutte le ormai note conseguenze interessanti il crimine organizzato. A tal fine ci avveremo dell'esperienza maturata da un autorevole magistrato, il dottor Maresca, che nel corso della sua attività ha operato molto nello specifico campo, intercettando gli interessi della criminalità organizzata di ogni matrice nazionale che valicano ogni steccato e tendono ad annidarsi, ahimè, e a tarlare gli ambiti in cui gli amministratori operano, attraverso conferimenti e affidamenti dei lavori, appalti, commesse, consulenze ed ogni altra forma di incarico al fine di trarne immensi benefici a discapito dell'intera comunità e quindi a danno dello Stato. L'autore della pubblicazione, che purtroppo stasera non è qui presente con noi perché ha avuto un problema familiare urgente nel pomeriggio, è Roberto Cogliandro, è un noto notaio, giornalista, pubblicista, autore e coautore di numerose pubblicazioni e direttore della rivista di informazione giuridica Gazzetta Forense. Presiede anche l'Associazione Nazionale Notai Cattolici, è membro della Commissione Paritetica CNN-ANAC per l'Anticorruzione e attualmente docente di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Napoli, Perugia e Bologna. Roberto, ripeto, non può essere qui con noi stasera, la dottoressa Bove relazionerà lei sul libro e quindi io passo la parola direttamente a lei. Così ci illustrerà, ci relazionerà sul libro e poi mano a mano vi presenterò gli altri relatori. Allora, la dottoressa Bove, nello specifico, è un avvocato amministrativo, ovviamente, ed è vice capo di gabinetto del Presidente della Regione Campania.
nella quale riveste un incarico professionale come un esame e studio delle problematiche relative alle materie degli appalti pubblici proprio. Quindi è proprio, ovviamente, chi più di lei ci poteva illuminare su questo argomento. Quindi passo direttamente la parola a lei, le cedo il microfono, glielo passo io. Grazie, io ringrazio gli organizzatori di questa serata per il graditissimo invito in una cornice così bella quale quella del centro storico di Gaeta, e peraltro su questo bastione recuperato di recente e quindi, come dire, simbolo importante anche dell'impegno culturale e sociale dell'amministrazione di Gaeta. E ringrazio perché sono contenta di presentare il libro di Roberto. Peraltro anch'io vi porto le scuse dell'autore del libro, Roberto Cogliandro, al quale sono legata da un'amicizia di lunghissima data, ma appunto nel pomeriggio ha avuto un problema familiare che gli ha impedito di partecipare ad un evento al quale peraltro con grande entusiasmo aveva ritenuto di aderire, e quindi vi porto anche i saluti personali di Roberto Cogliandro. Roberto, come diceva l'assessore, è un notaio, presidente dell'Associazione dei Notai Cattolici Italiani, è docente universitario, ma è anche molto di più. E lo dimostra questo libro, perché Roberto è non soltanto professionista eclettico, ma anche da un po' di anni a questa parte indagatore di temi che non sono strettamente collegati alla sua attività notarile. L'anno scorso, in un contesto molto bello, quello dell'Isola di Capri, abbiamo presentato un suo testo sulla tutela dei beni culturali. Questa sera, in un contesto parimenti bello e suggestivo, presentiamo un testo che pure non afferisce direttamente alla materia stricto senso notarile, se non per alcuni aspetti civilistici, ma che non esauriscono l'importanza e la complessità dell'istituto dell'avvalimento. Questa dimostrazione di una curiosità intellettuale che connota tutta l'attività di Roberto e che poi si completa con l'impegno in Gazzetta Forense e con gli altri ai quali pure si faceva riferimento nella presentazione. Ora, il libro che presentiamo questa sera, che vi faccio vedere, è questo qui, questo volume edito dalla Giuffré, riguarda l'Istituto dell'Avvalimento, che è un istituto molto indagato da parte della giurisprudenza amministrativa, e dopo ce lo diranno gli autorevoli relatori di questa sera, che viene esaminato, scandagliato in questo testo con un approccio nuovo, un approccio interdisciplinare. L'avvalimento, per quanti non siano dei tecnici, è del diritto, è un istituto in virtù del quale un soggetto esegue una attività contrattuale o altra attività non utilizzando risorse proprie in maniera diretta, ma indirettamente, cioè utilizzando risorse umane o strumentali di altro soggetto. È un istituto che nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ha la sua sede elettiva di applicazione nella nostra prassi giuridica, ma è un istituto che è conosciuto nel nostro ordinamento in epoca anche remota e ben prima dell'applicazione nell'ambito del tema degli appalti pubblici. Come si legge anche nel testo, addirittura la nostra Carta Costituzionale all'articolo 118 già prevedeva una figura di avvalimento, laddove, non applicata agli appalti pubblici, laddove nell'attribuire alle regioni funzioni amministrative nelle materie indicate dall'articolo 117 stabiliva, appunto, l'articolo 118,3, che le regioni esercitano tali funzioni delegandole alle province e ai comuni, ovvero valendosi dei loro uffici. È l'avvalimento degli uffici, poi divenuto avvalimento anche del personale, a prescindere dall'ufficio, che quindi è, così c'è la prima esperienza, peraltro codificata e addirittura codificata nella fonte più alta del nostro diritto nazionale, cioè nella Costituzione, che appunto fa la sua presenza nell'ambito del nostro ordinamento. E nel testo di Roberto Cogliandro vi si trova anche esplicitata ed esaminata la fattispecie dell'avvalimento di uffici e di personale, che poi oggi non rinviene più una previsione nell'articolo 118, era il testo anteriforma del 2001 al quale facevo riferimento, ma il decreto legislativo 165 del 2001, cioè il testo unico in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, prevede
prevede la convenzione di avvalimento tra pubbliche amministrazioni. Ed è per esempio un istituto che cui noi in Regione Campania, ma diverse altre amministrazioni, abbiamo fatto ricorso negli ultimi anni, peraltro in epoche nelle quali esigenze di contenimento della spesa a diverso titolo hanno impedito di procedere ad assunzioni, al reclutamento di personale proprio da parte delle amministrazioni. E per esempio nel testo si trova citata un'esperienza diretta della Regione Campania che per incentivare incrementare la raccolta differenziata da parte dei comuni, sapete la Regione Campania, lo Stato italiano per la situazione della Regione Campania del decennio scorso subisce una sanzione da parte dell'Unione Europea dell'entità di 120.000 euro al giorno per fabbisogno insoddisfatto in tema di gestione dei rifiuti. Ebbene, per incentivare la raccolta differenziata si è prevista ed approvata con delibera di giunta uno schema di convenzione di avvalimento tra i comuni e i consorzi di bacino affinché i comuni possano utilizzare personale specificamente formato nella materia nelle attività appunto di volte all'incentivazione di queste pratiche virtuose in tema di rifiuti. Ma il campo elettivo, e lo si diceva anche prima, dell'istituto dell'avvalimento è quello degli appalti pubblici, e negli appalti pubblici l'istituto dell'avvalimento consente alle imprese che intendano partecipare ad una gara per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di farlo spendendo in qualche modo requisiti che non possiedono in maniera diretta e immediata, ma appunto avvalendosi di requisiti in possesso di altri soggetti. Oggi il codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 57 del 2016 e il successivo correttivo prevedono espressamente all'articolo 89 l'istituto dell'avvalimento, ma nella prassi giurisprudenziale sono state fatte diverse applicazioni e vi sono diverse fattispecie su cui non mi soffermo perché chi mi seguirà potrà ben meglio di me illustrarvi brevemente i tratti salienti. Il grande pregio di questo testo, a nostro parere, è che per la prima volta di questo istituto si esaminano i profili interdisciplinari, e cioè sul piano civilistico si scandaglia qual è la struttura contrattuale del rapporto che lega l'impresa che partecipa alla gara di appalto e l'impresa ausiliaria, cioè quella che presta i requisiti oggetto di avvalimento, nonché rapporti tra questa impresa e l'amministrazione, mi viene da dire la regione, perché ovviamente io mi occupo degli appalti della regione. Quindi c'è un contratto consensuale ad effetti obbligatori tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata, e poi c'è una dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante. Questo sul piano civilistico. Problema anche importante è quello della forma del contratto di avvalimento, su cui la giurisprudenza e sia la dottoressa Valletta che il consigliere Bonauro certamente sono stati redattori di pronunce anche sul tema, quello della forma del contratto di avvalimento e dei requisiti essenziali di validità ed efficacia del contratto di avvalimento. Sul piano del diritto amministrativo si esamina nel testo le diverse applicazioni, e quindi l'avvalimento singolo piuttosto che quello stabile, l'avvalimento a cascata che non è consentito, il cosiddetto avvalimento sovrabbondante, e si esaminano delle particolari criticità collegate all'istituto, su cui, ripeto, mi limito soltanto a fare un rimbalzo a chi mi seguirà, ma basti segnalare questo. Ovviamente consentire ad un soggetto di partecipare ad una gara ed essere quindi potenziale contraente della pubblica amministrazione, utilizzando dei requisiti che non ha, ma avvalendosi di altri, sicuramente amplia il mercato. E diciamo che la ratio sottesa, la finalità sottesa a questo istituto è quello di ampliare il mercato, di ampliare la concorrenza del mercato e nel perseguimento di obiettivi che sono comuni all'ordinamento dell'Unione Europea e all'ordinamento nazionale, ovviamente. E tuttavia l'utilizzo che si fa di questo istituto può portare a disfunzioni serissime, nella misura in cui, per esempio, l'impresa ausiliaria venga chiamata in un accordo con l'impresa partecipante alla gara per
per eludere la concorrenza, perché magari si fa cartello. E per esempio applicazioni particolarmente critiche di questo istituto si hanno nel cosiddetto avvalimento sovrabbondante, che ormai la giurisprudenza ammette. Cioè, avvalimento sovrabbondante è quello per il quale un soggetto di per sé già in possesso dei requisiti di partecipazione, tuttavia partecipa ad una gara d'appalto avvalendosi dei requisiti di altra. La giurisprudenza amministrativa ci dice che sarebbe illegittima l'esclusione di quella impresa, la quale di per sé appunto poteva autonomamente partecipare. E tuttavia, e si rileva acutamente nel testo, probabilmente il legislatore del codice degli appalti ha omesso di valutare questa circostanza, e cioè che una pratica che è di apertura del mercato può finire per invece avere un effetto di turbativa sul mercato, perché quella concorrenza che si vuole perseguire probabilmente invece potrebbe essere elusa. Nel testo si esaminano altresì, e siamo in un ordine sempre graduale poi di maggiore gravità delle distonie di questo istituto, anche gli effetti sul piano penale, che un uso diciamo abusivo, cioè fraudolento, delle finalità dell'avvalimento può in concreto realizzarsi. Ed allora io nel rimettere a chi mi segue le ulteriori considerazioni, tengo, e tornando al tema che veniva indicato e che è indicato anche nella locandina, cioè del rapporto della forma tra forma e sostanza negli appalti pubblici, da operatore diciamo del diritto, io degli appalti per esempio sono stata ieri all'Autorità Nazionale Anticorruzione, perché come Regione Campania stiamo seguendo anche stiamo organizzando le universiadi per che l'anno prossimo dovranno svolgersi nella Regione Campania. Ovviamente anche lì una stazione appaltante che si trova a dover mettere a gara lavori importantissimi su tutti gli impianti sportivi che bisogna riattare e che saranno un'eredità bellissima peraltro delle universiadi, che noi speriamo vivamente di riuscire a realizzare nonostante tutte le polemiche, i disguidi anche burocratici e anche normativi, no? Perché negli ultimi mesi abbiamo avuto un incalzare di interventi che sono sopravvenuti l'uno all'altro sul tema, per cui anche il regime delle competenze in tema di università non è stato chiarissimo. In questo devo dire che l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Presidente Cantone in primis stanno fornendo un ausilio formidabile all'amministrazione regionale e all'agenzia regionale che si occupa di questi appalti, perché ci stanno aiutando davvero in tutte le applicazioni. Abbiamo pensato a quanti appalti dobbiamo fare, facevo riferimento a quello dei lavori, ma c'è quello della tecnologia, c'è il piano della comunicazione, bisogna affidare le cerimonie di apertura e chiusura, l'organizzazione delle gare sportive, insomma veramente abbiamo appalti per la realizzazione degli alloggi, no? Si è parlato tanto, cioè abbiamo in corso adesso una gara per acquisire la seconda nave dove ospitare gli atleti, che aspetteremo in Regione Campania e Gaeta è limitrofa, quindi speriamo che sia un'onda di entusiasmo e di partecipazione che possa interessare tutto il Sud Italia, così aspettiamo 8.000 atleti e delegazioni da 170 paesi del mondo. E allora con l'ausilio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione stiamo cercando di perseguire davvero un equilibrio tra forma e sostanza nelle gare da bandire ed espletarsi, affinché la forma, e cioè tutti i vincoli cui l'amministrazione soggiace nella realizzazione di procedimenti di evidenza pubblica, di cui parlerà la dottoressa Valletta di qui a poco, non si tramutino poi nel blocco dell'attività amministrativa. E questo equilibrio pertanto, che ecco, è lo sforzo di tutti noi operatori, che è il valore da conseguire affinché le gare pubbliche siano aperte al mercato, siano trasparenti e siano sottratte quanto più possibile a quel rischio di infiltrazione di fenomeni corruttivi che sono una forma assolutamente deleteria, anche forse peggio di quelle di infiltrazione mafiosa, che veramente possono deturpare tutta l'attività amministrativa e frustrarne gli obiettivi. Io vi ringrazio e sono davvero molto contenta anche di ascoltare gli autorevolissimi autori, perché ho dimenticato di dirlo, ma mi consenta di farlo, il valore di questo testo non soltanto non sta solo nella novità dell'approccio, ma anche nel fatto che
dal punto di vista soggettivo, Roberto Cogliandro è riuscito a far convergere forze di operatori del diritto, specialisti in branche così diverse, e quindi ecco, per esempio il consigliere Bonauro ha partecipato ai lavori, nel mio piccolo anche io ho fatto un piccolo contributo proprio sul tema dell'avvalimento di personale delle pubbliche amministrazioni, il dottore Maresca ha esaminato i profili penalistici, il professore Bocchini che ha insegnato per tanti anni diritto privato, a lui ha affidata tutta la parte della disamina civilistica, quindi grande pregio dell'impegno di Roberto nell'aver messo insieme voci diverse e tutte utili alla ricostruzione di un istituto in termini di utilità nell'applicazione da parte della pubblica amministrazione. Grazie. Grazie mille alla dottoressa Bove, che è stata anche per noi che non siamo proprio addetti ai lavori, è stata chiarissima e ci ha illuminato in questo senso. Volevo dire che il dottor Maresca ha mandato ora un messaggio dicendo che purtroppo è stato trattenuto in ufficio e speriamo che sia per cose buone, insomma, ecco. Io ho fatto una scaletta in ordine assolutamente alfabetico, per cui a questo punto cedo la parola al dottor Bonauro, che è consigliere TAR presso il Tribunale Amministrativo Regione Campania alla sezione di Napoli, e nel suo profilo io ho letto uno dei libri, una delle sue pubblicazioni, quella che mi ha colpito di più e che penso che comunque sia quella che più stasera sia concernente, responsabilità da atto illecito dannoso. Poi magari ci dà anche un cenno su questa cosa che mi ha colpito particolarmente. Lecito dannoso, mi perdoni, le cedo la parola. Allora, buonasera a tutti, un saluto, un ringraziamento sentito, non formale, anche da parte mia, se non altro per essere tornato su queste meravigliose coste. Io diversi anni fa cominciai l'attività lavorativa come segretario comunale a Ventotene, per cui prendevo la nave, l'aliscafo non c'era ancora, a Formia, ma arrivavo il giorno prima per stare un po' a Gaeta in queste bellissime terre. Io direi che dopo la presentazione dell'assessore, ma soprattutto l'introduzione di Almerina Bove, forse sarebbe il caso, almeno per parte mia, di parlare pochissimo, perché i concetti in maniera sapiente, in maniera sintetica, in maniera compiuta sono stati esposti. Il tratto che vorrei riprendere, su questo poi il libro ci funge da strada, da percorso maestro, è questo. Gli appalti pubblici e quindi la necessità che un comune, una regione, un'amministrazione debba confrontare più imprese per selezionare quella più idonea, quella che presenta l'offerta migliore, nel nostro sistema normativo, nel nostro ordinamento giuridico, si sono sempre mossi tra due poli opposti, tra Scilla e Cariddi, verrebbe da dire. Da un lato c'è l'esigenza di aprirsi al mercato ed è il valore relativamente nuovo della concorrenza che l'avvocato Bove prima sapientemente evidenziava, ed è un dato che, badate, ci proviene soprattutto dall'appartenenza, oggi un po' più turbolenta che nel passato, all'Unione Europea, alla Comunità Europea, che proprio qui di fronte a Ventotene vide i suoi primi passi con Spinelli e gli altri esulati dal regime. L'Europa, Pertini assolutamente sì, l'Europa vuole che ci sia mercato dovunque, perché nell'idea soprattutto dei paesi centro-nord europei il mercato porta benessere, porta ricchezza, porta crescita, e il mercato deve essere non soltanto tra privati, perché stimola l'implementazione della qualità e la riduzione dei costi, ma ci deve essere anche quando la pubblica amministrazione è una delle parti del rapporto contrattuale. Quindi da un lato abbiamo questo obiettivo di fondo, questo valore quasi assoluto e assorbente, che è garantire la concorrenza nella contrattazione con le pubbliche amministrazioni. E dall'altro però, soprattutto nel nostro ordinamento, nel nostro paese, nelle nostre latitudini, forse Gaeta è una penisola felice, ma tra Fondi e Napoli si è schiacciati tra realtà non serenissime, di contrastare fenomeni di criminalità organizzata che vedono negli appalti pubblici un terreno fertilissimo di scorribanda, se non altro perché negli appalti pubblici, come dire, convivono due fattori per eccellenza di corruzione e quindi di criminalità organizzata. Dall'altro una notevolissima mole di denaro,
che viene in vario modo acquisito, dall'altro scelte molto spesso discrezionali da parte delle amministrazioni, cioè la normativa non è, vedremo, rigida, non è notarile, devi fare questo, poi quest'altro. Chi gestisce, chi amministra un ente ha a disposizione una pluralità di scelte, più percorsi alternativi, scelta che dovrebbe essere preordinata, e di solito lo è, al benessere collettivo, ma talvolta viene inquinata da fenomeni corruttivi o peggio ancora di fiancheggiamento a strutture malavitose. Quindi il legislatore nazionale, chi fa le leggi a tutti i livelli, deve garantire un equilibrio non soltanto tra forma e sostanza, ma tra apertura al mercato, fiducia alle imprese e al tempo stesso controllo che questa fiducia non si tramuti in arbitrio, in collusione o in fenomeni patologici. E guardate, questo scenario, entrando più nel tecnicismo, emerge chiaramente se diamo uno sguardo di massima, d'insieme, a come la legge ha cercato di realizzare questo obiettivo, questa ambiziosa esigenza. Senza andare troppo indietro nel tempo, noi possiamo riassumere gli ultimi 15 anni di legislazione sugli appalti pubblici come un pendolo che oscilla appunto tra due opposti poli di attrazione. Il punto di avvio di questa velocissima disamina, che poi ci permette di andare sull'avvalimento, è il 1994, con la cosiddetta legge Merloni, la 109, che per la prima volta cerca di dare un assetto organico ai lavori pubblici, alle opere pubbliche. Badate, ho anteposto la data al numero della legge, non soltanto perché è più facile da ricordare, ma perché sempre le norme vanno contestualizzate. Il 94, siamo qualche anno dopo Tangentopoli, Mani Pulite, il punto che sembrava essere il più profondo in senso negativo di malaffare, di malagesto tra pubblica amministrazione e imprese, in realtà abbiamo scoperto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, che al peggio non c'è mai fine. L'ordinamento reagisce con una legge molto rigida. Il tratto caratteristico di quel sistema è cercare di imbavagliare l'azione amministrativa, costringendola lungo binari prefissati, vincolati. Per cui, per fare degli esempi, il criterio di aggiudicazione, cioè il meccanismo in base al quale si sceglie la migliore offerta, è esclusivamente quello del prezzo più basso mediante ribasso percentuale. Il comune di Gaeta stima in X l'importo di un'opera, vince la gara chi rispetto a X offre lo sconto più consistente, assicurando il contenimento della spesa. Un criterio, capite, che è oggettivo, matematico, che non dovrebbe prestarsi a manipolazioni patologiche, perché si tratta di mettere in fila numeri ed individuare in maniera certa qual è il numero più conveniente per l'amministrazione. In quel contesto nascono le cosiddette certificazioni SOA, cioè tu impresa, per avere a che fare con il comune di Gaeta, devi munirti di una patente, di una certificazione, di un'attestazione che garantisce la tua solidità, ma prima ancora la tua correttezza sul piano deontologico. Per cui ci sono degli organismi, dalla dubbia natura, che si preoccupano di dare questa patente alle imprese in forza della quale esse possono partecipare alla gara. L'affidamento diretto, la trattativa privata senza gara viene in qualche modo marginalizzata e così via dicendo. Cioè un modello di normazione fortemente rigido, ripeto, il cui scopo era dichiaratamente quello di ridurre gli spazi di scelta discrezionale in cui poteva annidarsi la patologia. E la seconda tappa di questa veloce carrellata è il 2006, quando l'Italia è chiamata per la prima volta in maniera sistematica, organica, a recepire direttive comunitarie. Poi la collega Daria Valletta andrà più nel dettaglio del quadro normativo, ma il valore è questo: l'Italia in qualche modo cede sovranità all'Unione Europea. Cedere sovranità significa non soltanto avere la moneta unica, non soltanto avere confini tendenzialmente soltanto esterni, ma significa anche cercare un approccio uniforme alla disciplina giuridica, armonizzando i vari sistemi nazionali. L'Unione Europea, con due direttive dell'epoca, fissa dei paletti entro i quali l'Italia deve necessariamente muoversi, con una certa recalcitranza, vedremo, con una certa difficoltà, perché la logica in cui si muove l'Unione Europea è una logica che considera la corruzione e la criminalità certamente possibili, ma tutto sommato marginali.
voglio dire, in Germania, in Danimarca, nei paesi del benessere europeo ci può essere anche l'episodio patologico, ma lo si combatte con gli strumenti propri della repressione penale, non può il sistema amministrativo piegarsi a quella logica. E quindi quegli esempi che prima vi formulavo vengono a essere esattamente capovolti, per cui il criterio di aggiudicazione diventa non soltanto il prezzo più basso, ma quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rapporto prezzo-qualità. Io che amministro attraverso organi tecnici devo non soltanto premiare chi fa spendere di meno, spesso a scapito della qualità del prodotto finale, ma anche chi offre un progetto più completo, servizi complementari, insomma un qualcosa che maggiormente risponde all'esigenza dei cittadini per cui l'amministrazione è chiamata a gestire la cosa pubblica. Capite però che mentre il prezzo più basso è un criterio tendenzialmente oggettivo, di facile controllo nella sua corretta applicazione, l'offerta più vantaggiosa, postulando un giudizio, ponendo capo ad una valutazione, si presta inevitabilmente a forzature e a incrinature dal dubbio sistema. L'Italia ha cercato di avversare questo criterio fino a quando l'Unione Europea non ci ha costretto ad uniformarci. E questo, e veniamo al tema che più da vicino mi riguarda, ha riguardato anche il tema dei requisiti. Ricordate, nel 94 si diceva: tu impresa, intanto puoi partecipare a una gara in quanto hai un certificato, un attestato che conferma che sei sana, che sei solida e che sei idonea allo svolgimento della prestazione. Se non hai questo requisito aliunde certificato, non ti puoi avvicinare alle pubbliche amministrazioni. Capite, questo sistema garantisce la certezza dell'operatore, ma inevitabilmente ne riduce la platea, perché non tutti hanno la capacità, le risorse e il tempo per ottenere questa certificazione. Per cui dall'Europa ci passa questo messaggio che concorrenza significa favor participationis, cioè tentativo di evitare monopoli, oligopoli, garantendo concorrenza, confronto competitivo con chi contratta con la pubblica amministrazione. L'avvalimento storicamente nasce in un contesto lontanissimo da noi, Nord Europa, in un'economia profondamente diversa dalla nostra, e questo è un altro dato che poi l'intervento socio-economico dell'amico ci illustrerà. In Italia, nei lavori pubblici, non abbiamo grosse imprese, sono piccole imprese per lo più derivanti da tradizioni familiari, soprattutto nel sud sono magari operai che hanno acquisito una certa competenza, hanno fatto una piccola impresa per fare prima il manto stradale, poi sono allargati agli impianti e così via dicendo. In Europa invece la struttura societaria è quella dominante, ci sono le holding, cioè una società capogruppo che detiene quote, azioni, e tante società satellite che si occupano chi di asfalto, chi di muratura, chi di impianti tecnologici e così via dicendo. Il problema era questo: la società holding, cioè chi detiene le quote azionarie delle singole società che poi di fatto svolgono la prestazione, può o no partecipare a una gara d'appalto? E dal punto di vista formale, forma e sostanza, la holding è una finanziaria, cioè un soggetto che ha al massimo un ufficio, magari in un prestigioso stabile della capitale, qualche segretaria avvenente, scusate la battuta maschilista, e poi c'ha soprattutto tante azioni in portafoglio e controlla le società che poi di fatto hanno i macchinari, gli operai e quant'altro. Formalmente non ce l'ha quindi i requisiti, non c'ha il fatturato, non c'ha le scavatrici, non c'ha le motonavi per fare i frangiflutti, però controlla chi questi strumenti li ha. Per cui disse la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in una logica di sostanza, ciò che conta non è la formale proprietà del requisito, ma la effettiva disponibilità dello stesso. Chi non lo possiede in quanto proprietario, ma se lo può far prestare, se ne può avvalere, egualmente deve poter partecipare alla gara. E capite come questo modello, certamente coerente con un sistema economico improntato alla logica del gruppo societario, in una realtà che non ha quella dimensione rischia invece applicazioni fraudolente e patologiche. Lo diceva bene Almerina prima, e abbiamo in qualche modo, introducendo questo istituto, consentito a chi ha una menda penale, chi ha una interdittiva, di potersi mascherare dietro un soggetto apparentemente diverso ma di fatto controllato, che però essendo pulito elude tutta la normativa. Non è così chiaramente, perché poi il sistema ha gli anticorpi, ma il rischio era quello. Questo spiega perché l'Italia,
da un lato dovendo recepire questi valori europei, obbligatoriamente si è tenuto a farlo, pena una delle tante procedure di infrazione che ci costano centinaia di migliaia di euro al giorno, dall'altro però cerchi di sfruttare la propria residua sovranità per limitare e contenere questo istituto. E se guardiamo la storia normativa dell'avvalimento avremo proprio traccia di questo. Guardate, è un istituto che il nostro ordinamento a tutti i livelli tende da subito a rifuggire. Addirittura ricordo le prime sentenze, io ero in prima sezione al TAR Campania col presidente Coraggio, in cui non c'era ancora il codice, gli anni pesano, ma c'erano le direttive che erano self-executing, cioè immediatamente applicabili in questa materia, che costringevano quindi a misurarsi con essa. E quando scrivevamo al computer le prime sentenze sull'avvalimento, il computer col correttore, giustamente questa brutta parola, questo bruttissimo neo-etrologismo, lo traduceva in avvilimento. Qualche volta uno non riesce a correggere bene, ma la forma era, come dire, sostituita dalla sostanza, era davvero un avvilimento confrontarsi con questo istituto. Anche la legge cerca di limitarlo nella impossibilità di eliminarlo, per cui nei primi testi normativi si diceva: va bene, l'avvalimento è ammesso, ma soltanto se il bando lo prevede, cioè soltanto se l'amministrazione, nella sua autonomia regolativa, ha deciso di consentire alle imprese di utilizzare questa possibilità. La giurisprudenza, soprattutto confrontandosi con quella europea, ha dovuto superare questo primo limite, affermando che il diritto per l'impresa di partecipare utilizzando i requisiti altrui è un diritto che discende dall'ordinamento comunitario, è oggi presente nella legge, per cui l'eventuale silenzio, l'eventuale non previsione nel bando semplicemente comporta che il bando è integrato, etero-integrato, completato dalla previsione normativa. Quindi se il bando di gara non prevede l'avvalimento non vuol dire che esso sia vietato, esso è consentito per quella logica per cui soltanto ciò che è espressamente vietato, se lo si può fare, non è ammesso. Allora il legislatore ha cercato di mettere altri paletti, stabilendo ad esempio che la stazione appaltante, il comune di Gaeta o quanti altri, pur dovendo ammettere l'avvalimento perché la legge comunitaria lo prevede, lo può limitare ad un solo requisito. No, pensate l'opera di manutenzione e consolidamento statico di un altro tratto di bastione, per partecipare tu devi avere un certo fatturato, aver svolto lavori analoghi nell'ultimo triennio, avere referenze bancarie, avere personale, maestranze idonee e così via dicendo. La legge diceva: la stazione appaltante del comune di Gaeta deve consentire l'avvalimento, ma può limitarlo ad un solo dei requisiti previsti. Anche questa previsione è stata oggetto di procedura di infrazione a livello europeo, cioè la Commissione europea, che controlla sulla coerenza tra l'ordinamento interno e quello comunitario, ha affermato che contrastava con le regole comunitarie la normativa italiana che limitasse ad un solo dei requisiti previsti il ricorso all'avvalimento. Terzo tentativo. Il legislatore dice: va bene, l'avvalimento lo puoi fare sempre, anche se il bando non lo prevede, però puoi imporre alla ditta che partecipa di avere almeno una quota parte del requisito. Cioè io voglio 3 milioni di euro di fatturato, il 50% lo deve possedere chi partecipa alla gara, l'altro 50% può farselo prestare da un'impresa terza che rimane sullo sfondo. Anche questa limitazione è saltata per la stessa vicenda che prima vi ho enunziato. L'unico limite che è rimasto e che è significativo riguarda il tipo di requisito che può essere oggetto di avvalimento, e qui poi i profili civilistici cui l'avvocato Boe pure sapientemente faceva cenno. Molto sinteticamente, il sistema italiano, ma anche quello europeo, si muove lungo due serie di requisiti. Da un lato i cosiddetti requisiti morali, o anche detti generali, che attengono alla idoneità dell'impresa a stare sul mercato. Cioè col comune di Gaeta non può avere a che fare chi è in corso in fallimento, chi ha commesso gravi reati in danno della pubblica amministrazione, chi non è in regola con il DURC, quindi col pagamento delle tasse da un lato e della contribuzione dall'altro. Insomma, l'impresa sana può avere a che fare con la pubblica amministrazione e quindi ricevere un compenso dalla stessa. Questi requisiti non possono essere oggetto di avvalimento. Quindi chi non è moralmente idoneo, chi non è come impresa in senso generale
utile al mercato non può neanche con l'avvalimento colmare questa lacuna. Invece i requisiti speciali, quelli tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, nella massima misura possibile sono suscettibili di prestito, sono suscettibili di questa forma di interazione. Addirittura, dice la norma, ivi compresa la certificazione SOA. Notate come c'è una eterogenesi dei fini, c'è un sovvertimento dei valori. La certificazione SOA, la patente pirandelliana, che la legge 109 aveva introdotto per, come dire, fare la radiografia dell'impresa, io so tu chi sei, che requisiti hai, può essere oggetto di avvalimento. Cioè io, che non ho la certificazione, non ho la patente, partecipo e me la faccio prestare dall'altra. Certo, lo accennava prima anche qui l'avvocato Bove, è prevista una solidarietà passiva dell'impresa, cioè se chi partecipa alla gara senza requisito vince e poi fa male l'appalto, fa male l'opera, fa male il servizio, la stazione appaltante può prendersela non soltanto con chi ha partecipato alla gara ed è rimasto inadempiente, ma anche chi ha prestato il requisito consentendo quell'aggiudicazione. Ma capite, siamo già nella patologia, ormai la frittata è fatta. Certo, fa sempre bene recuperare qualcosa nei limiti in cui si trovino poi danari utili, ma l'utilità dell'opera era quella di fornire un servizio, una appunto fornitura, un'opera, un servizio ai cittadini che viene irrimediabilmente persa. Penultimo tassello. In questo quadro composito di norme, su cui ripeto poi la collega Valletta sarà molto più sistematica e organica del mio dire, vanno inserite anche le leggi regionali. Abbiamo, come dire, il vertice vero della Regione Campania. Regioni che da sempre hanno cercato di rivendicare autonomia legislativa in materia, in un sistema costituzionale farraginosissimo di riparto di competenze. Badate, lo si accennava anche prima, la riforma del 2001, al di là dei buoni intenti, è stata una catastrofe, perché non si capisce bene cosa deve fare lo Stato, cosa deve fare la Regione, e la Corte Costituzionale ormai è soltanto l'arbitro tra i due soggetti. Almerina difende in Corte Costituzionale e lo sa come ormai quello è il terreno minato su cui muoversi. Le Regioni hanno cercato di intervenire in questa materia anche sugli appalti pubblici e anche sull'avvalimento, e perché capite, magari in Veneto, in Piemonte può andare tutto bene, nel basso Lazio, lasciamo stare Roma Capitale e su, e in Campania o in Sicilia problemi sono diversi. Per cui la Regione Campania, ad esempio, nel 2007, quindi subito dopo il codice, con la legge 3 disse: vabbè, l'avvalimento ce lo impone l'Unione Europea, ma vale soltanto in Campania per gli appalti sopra soglia, cioè gli appalti che superano un certo importo considerato di rilevanza europea. L'Unione Europea, come dire, si interessa soprattutto dei grossi appalti, quindi fissa ogni 2-3 anni una soglia di importo oltre la quale appunto gli appalti sono considerati di rilevanza transfrontaliera, cioè che interessano imprese di più stati. Disse la Regione Campania in questa legge: sotto soglia, cioè gli appalti tendenzialmente privi di rilevanza transfrontaliera, l'avvalimento non è consentito, per cui le amministrazioni subregionali sono obbligate a vietare l'avvalimento. Si è arrivati in Corte Costituzionale e la Corte ha detto, da un lato, che la materia era di competenza esclusiva statale perché riguardava la concorrenza e il mercato, dall'altro ha detto che anche sotto soglia, anche negli appalti di poche migliaia di euro, non si applicano le direttive europee nella loro completezza, ma i principi ad essi sottesi, tra cui l'avvalimento che è espressione del principio di competenza. Quindi anche lo strumento della legge regionale, pur utilizzato a tal fine, si è rilevato inidoneo. E l'ultima tappa di questa rapida carrellata, poi magari possiamo anche intervenire in battute riprese, è l'attuale codice, il decreto 50 del 2016, corretto, emendato, riscritto dal cosiddetto correttivo dello scorso anno, il quale in qualche modo ha cercato una mediazione tra i due modelli opposti, no, legge 94 e codice del 2006, cercando di trovare un punto di equilibrio che da un lato prestasse l'ossequioso rispetto alle regole comunitarie in nome di questa concorrenza a tutti i costi, ma dall'altro garantisse anche la correttezza, la legalità, la trasparenza delle scelte amministrative. Il tentativo, poi lo si vedrà nel dettaglio, teoricamente era anche condivisibile, attraverso una normazione più snella, attraverso un ruolo molto attivo dell'ANAC, dell'autorità anticorruzione,
che anche autorità di vigilanza sui contratti pubblici, fondendo in sé entrambe le prerogative, che affida a questa ANAC anche compiti di legislazione. Non è questa la sede per disquisire la natura giuridica, ma l'ANAC fa le linee guida, cioè dice alle amministrazioni come fare le gare. Il codice è un codice leggero, snello teoricamente, fatto di principi. L'ANAC, con delle voluminose linee guida, guida, porta per mano le amministrazioni. Il modello però, almeno ad oggi, e siamo a 2 anni dal varo del codice, aprile-maggio di 2 anni fa, è incompleto, mancano tantissime linee guida, per dirne una, mancano linee guida sui compensi e sulla composizione delle commissioni di gara, cioè chi fa parte del collegio che poi sceglie la migliore offerta. E prima si prevedevano un collegio interno, cioè era il dirigente che presiedeva la commissione e 2 esperti che lo coadiuvavano. Questo sistema è stato ritenuto pericoloso, è stato previsto che l'ANAC organizzi un albo nazionale di esperti in cui, mediante sorteggio, ormai siamo nel sistema dell'alea come meccanismo democratico, vengono selezionati. Ad oggi però mancano questi strumenti, per cui siamo in questo pericoloso limbo in cui c'è la fonte primaria, le linee guida si affastellano, le imprese purtroppo soffrono e anche il contenzioso, devo dirvi, sia in Regione Veneto, sia al TAR Venezia, ma sia al TAR Lazio, Latina, Roma o Napoli, in materia di appalti pubblici è ancora fiorentissimo, cioè nel senso che tendenzialmente oltre una certa soglia non c'è gara che non venga poi portata all'attenzione del giudice, con un effetto che è perniciosissimo perché tutto comporta rallentamento di tempi e perdita di finanziamenti. Insomma, il quadro non è completamente fosco, ma neanche sgombro da nubi. Speriamo che l'evoluzione successiva, questi studi e magari una raccolta dei contributi, possa contribuire a fare chiarezza. Io mi fermerei qui per adesso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, dottor Bonaro. E io proseguo con il dottor Caliendo, che è un consigliere Eurispes, esperto di diritto amministrativo e diritto della privacy, già responsabile nazionale dell'Associazione dei Difensori Civici Italiani. E le cedo la parola. Grazie, mi associo anch'io ai ringraziamenti del consigliere Bonauro, che sono di sostanza, non solo di forma, con l'amministrazione comunale di Gaeta per l'invito in una splendida cornice e da meridionalista, dico sempre, nell'ultima roccaforte del Regno delle Due Sicilie, che è alle nostre spalle, quindi contento di essere qui. Contento di poter rappresentare l'Eurispes, che è un istituto di ricerca che dal 1982 opera in Italia, che ha in comune con l'impostazione del libro che stasera presentiamo l'interdisciplinarità. L'Eurispes fa ricerca in campo economico, politico, sociale e la peculiarità è stata appunto l'intrecciare diverse diversi settori in modo tale da poter ragionare su quelli che erano i problemi e le soluzioni del nostro paese. Il tema del convegno di oggi può essere tranquillamente un fedele specchio di quella che è la situazione del nostro paese. Pensavo alla ricostruzione che ha fatto prima il consigliere Bonauro dal 94 ad oggi, dalla legge Merloni al correttivo del codice degli appalti, ha detto una cosa fondamentale: metto prima l'anno e poi il numero, perché bisogna inquadrare un determinato provvedimento normativo all'interno del contesto storico in cui si sviluppa. Purtroppo negli ultimi anni in Italia, l'onda dell'emotività e della percezione dell'effimero ha preso il posto di quella che è la concretezza e la necessità della politica di saper dare risposte alle esigenze di cittadini e di imprenditori. Questo viene facile da dimostrare partendo proprio da uno dei temi che sono usciti fuori da quello che è stato detto da chi mi ha preceduto nella relazione. Partiamo dalla corruzione. Io, se penso agli appalti, penso alla corruzione. Se penso alla corruzione, dico che il mio paese è uno dei più corrotti del mondo, cioè Transparency, che addirittura ci mette all'82esimo posto dopo Ruanda, Mali e tutta una serie di paesi in via di sviluppo. È vero, io come istituto crediamo di no. Perché? Perché dai giornali cosa apprendiamo? Cioè dalle informazioni cosa ci viene? Ci viene l'articolo del Corriere piuttosto che del post scritto sui social media dove si dice l'Italia all'82esimo posto, Transparency colloca il nostro paese, siamo i peggiori. Sì, in Italia c'è corruzione, c'è un sistema di criminalità organizzato penetrante all'interno del nostro sistema paese, però di contrappasso abbiamo i migliori
il migliore sistema di polizia del mondo, i migliori strumenti di repressione e di contrasto al crimine, la Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, la Procura Nazionale Antimafia e tutte le autorità sono i migliori del mondo, anzi sono da esempio e da scuola del mondo. Questo perché succede? Perché non si va a fondo di quella che è la ricerca di Transparency. Transparency ci dà la percezione della corruzione. Sapete come funziona? In ogni indagine c'è un'intervista. Ti dicono, secondo te l'Italia, tu italiano, il tuo paese è corrotto? Tu rispondi sì. Seconda domanda, e questo vale il 75% del punteggio, questo è come funziona la ricerca di Transparency. Secondo passaggio, tu hai mai assistito di persona o sei stato vittima o artefice di un caso di corruzione? La risposta è solo il 3%. Però cosa compare? Compare la prima, non la seconda. Quella è la percezione che abbiamo noi, che il nostro paese è un paese corrotto, un paese che non è salvabile, un paese dove c'è bisogno di fare riforme, di fare continue riforme per fare in modo che le regole, i lacci e i laccioli possano bloccare la criminalità organizzata. Questo è il primo problema. Il secondo problema qual è? Le risposte che dà la politica. Non voglio fare polemiche, però come facciamo a combattere la corruzione? Dalla sera alla mattina con un decreto legge trasformiamo l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici in autorità anticorruzione. Io mi soffermerei un secondo, non c'è nessuna democrazia che nel Novecento avremmo definito democrazia occidentale che ha un'autorità anticorruzione dello Stato. Appartiene a un altro tipo di ordinamento giuridico che certamente non è il nostro, al di là dell'eccellente lavoro che ha fatto Cantone. Per di più, per dare sempre la percezione che si combatte la corruzione, cosa si fa? All'autorità nazionale anticorruzione ci si dà di tutto, dà la possibilità di emendare il codice degli appalti con un sistema di soft regulation che certamente non è in capo alle fonti del diritto del nostro paese, alle conciliazioni bancarie. Ditemi voi cosa c'entra la conciliazione bancaria con la vigilanza sui contratti pubblici, col lavoro eccellente pure che faceva la precedente autorità. Io da professionista ho avuto modo di interfacciarmi, mi interfaccio tuttora con i dirigenti dell'autorità, vecchia autorità di vigilanza sui contratti pubblici, e in tantissimi casi danno la possibilità di evitare il contenzioso. Contenzioso, che è un'altra parola importante. La litigiosità, il fatto che le risposte della giustizia, a parte il TAR, cioè un procedimento veloce e rapido, che dà, anzi soprattutto in materia di appalti, penso che il problema dei tempi lunghi non esiste. Però cosa si fa per evitare il contenzioso? Si aumenta il contributo unificato, violando la Costituzione per l'accesso alla giustizia di tutti. Metti un contributo unificato altissimo che scoraggia qualsiasi medio e piccolo imprenditore, e come diceva consigliere Bonauro, rappresentano l'ossatura della nostra economia, e non gli dà la possibilità di accedere alla giustizia, oppure rinunciano perché i costi sono superiori ai vantaggi di un appalto anche piccolo che il piccolo imprenditore si appresta a fare. Terza parola, abbiamo detto contenzioso, corruzione, burocrazia. Burocrazia, lo diciamo come istituto da tempo, è uno dei mali del nostro paese. È uno degli aspetti che non consente agli investitori stranieri di investire in Italia. Si dice, fermando la corruzione, facendo in modo che non ci sia corruzione, noi favoriamo investitori internazionali, grandi investitori che possono investire nel nostro paese. Veramente gli investitori internazionali sono spaventati dalla burocrazia, da questi codicilli, che bloccano il sistema paese, e negli appalti sono presenti. Anzi, la burocrazia ha, anche se nasce come uno strumento diciamo democratico, perché la burocrazia nel Settecento con dei Guarnier che si hanno le prime, si viene usato questo termine, perché al di là del potere amministrato dal re o da una piccola cerchia di persone, c'è l'ufficio che garantisce la terzietà e l'imparzialità, quindi difendendo la classe debole che è la democrazia. Siamo arrivati all'opposto, l'ufficio si è fatto se stesso potere, è là che va guardata la corruzione, anche perché quando si parla sempre di corruzione e di appalti pubblici, ti dicono massimo ribasso, diceva prima, legata al 94, e subappalto. Il legislatore è intervenuto molto sia sul subappalto sia sul massimo ribasso.
non eliminando i casi di corruzione e non però facendo che cosa? Limitando la possibilità a tutta una serie di piccoli imprenditori di poter accedere a quel determinato appalto. La corruzione si ha in due momenti. Il primo è nella formazione del capitolato, sul quale, oltre a dare regole di moralità, la prima parte di cui parlava il consigliere Bonauro, non è possibile agire in via normativa eliminando la corruzione. Se io ho un appalto e voglio far vincere l'assessore Maltempo, so come fare il capitolato. E l'altro problema della corruzione, al di là una volta che la gara, è sui controlli post appalto, i controlli in esecuzione. È là che lo Stato deve dimostrare di essere Stato. Al di là di queste, diciamo, nozioni negative, che poi, come abbiamo visto, non sono tanto negative, soprattutto per quanto riguarda la corruzione, il tema di stasera, diciamo anche il titolo del convegno, a me più di pensare, come diceva prima sia il consigliere Bonavolo sia la collega Bove, equilibrio fra forma e sostanza. Io sono un tomista, mi piace molto la filosofia di San Tommaso d'Aquino, e San Tommaso diceva che la forma è parte integrante della sostanza. Anche in questo caso, in questo aspetto, bisogna fare in modo che la forma, cioè le regole e tutto ciò che appartiene al codice degli appalti, possa essere lo strumento che ci permette di arrivare alla sostanza, quindi all'essenza stessa. Qual è l'essenza di un appalto pubblico? È dare un bene, quindi c'è una limitata disponibilità. Qual è l'oggetto dell'appalto pubblico? Un bene pubblico da fare, soldi pubblici, quindi c'è un doppio vincolo, quello del fatto che non ce ne sono tanti e che vanno spesi nel miglior modo possibile, dare la possibilità al migliore di poter accedere a quel servizio. Oggi non siamo nella condizione di poter dire che il nostro strumento, la nostra struttura legislativa, però non è solo, come dicevo, dovuta alla normazione che può essere modificata in tutti i modi, ma la corruzione non la elimini. Ultimo punto, sarò breve per quanto riguarda invece il testo del notaio Cogliandro che ho avuto la fortuna di leggere quest'estate, è stata una bella lettura, vi sembrerà strano, è fondamentale per due motivi. Il primo, questo avvalimento. Io parlo adesso da avvocato amministrativista. Dal 2006 in poi il legislatore ha avuto paura, secondo me, di parlare di questo argomento, ed è grazie alle pronunce del TAR e del Consiglio di Stato che abbiamo avuto un'idea organica della figura. Invece in questo testo trovo la cosa che mi piace tantissimo è l'approccio interdisciplinare che c'è, quindi c'è la possibilità di confrontarsi non solo con quella che è la giustizia, quindi il dato amministrativo, e il secondo è l'impostazione che è stata data a questa figura, questa dell'avvalimento. Cioè, per la prima volta, dico la verità, da operatore del diritto, dopo aver letto e riletto la seconda volta il libro, ho capito cos'è effettivamente l'avvalimento, quali sono le funzioni e soprattutto come si è arrivato all'avvalimento. Grazie. Grazie mille all'avvocato Cogliandro. E a questo punto era il turno, tra virgolette, del dottor Maresca, e ai noi non c'è, e quindi andiamo oltre e passo la parola all'architetto Cerasoli, che è un consulente dell'ANCE e che collabora con le amministrazioni soprattutto nella nostra zona, e quindi la parte tecnica, diciamo, di questa nostra discussione di stasera. Grazie, buonasera. Intanto io mi sento quasi a casa, intanto perché abito a San Felice Circeo, ma collaboro con l'amministrazione di Gaeta già da diversi anni. E come diceva l'assessore, sono in minoranza, perché esercito la professione di architetto, sono consulente dell'ANCE, che è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, per cui siamo quelli che siamo da quest'altra parte. Diciamo che ci troviamo spesso in grossi, grossi problemi, anche per le società piccole, medie e grandi, che giustamente tentano di radicarsi sul territorio. E si è detto diverse cose che giustamente, giustissime tutte quante,
perché noi come ANCE già 2 anni fa facemmo un documento tentando di dare un apporto a queste leggi dalla 109 alla 50, dicendo una delle cose che la più grossa è quella della burocrazia. Purtroppo la burocrazia crea grossi problemi sia a delle società che vengono da fuori per investire in Italia, che non vengono. Noi, vabbè, chi abita in queste zone sanno che noi abbiamo avuto un periodo in cui sono venuti anche i russi a investire qui. Ci siamo trovati nelle grosse difficoltà, che cioè, loro hanno dei tempi assurdi, assurdi. Però ci siamo trovati a volte nelle situazioni che in un comune non lontano da qui, Sabaudia, dovevano fare un investimento queste persone. L'amministrazione, cioè giustamente sono andate lì per chiedere come poter fare questo tipo, cioè il tempo e le procedure che dovevano fare seguire per tutto in regola, tutto preciso, tutto quanto, e chiesero al sindaco allora il tempo per poter mettere il primo mattone. In quel momento la domanda più difficile a un sindaco di chiedere, io disse qui scoppia qualche cosa, e il sindaco per fare una bella figura disse tranquillamente con 1 anno e mezzo. Questo signore si alzò, l'ha ringraziato con l'interprete, ha ringraziato tutti quanti e andò via. E non era vero che 1 anno e mezzo. Di solito una pratica del genere ci mette dai 6, 8, 10 anni per poter vedere la luce. È logico che un imprenditore, poi anche questi imprenditori che noi tentiamo di dare il nostro apporto come consulenza, e dopo 3-4 mesi, se non si riesce a trovare una soluzione, si cambia regime. Insomma, dice non siamo più interessati, andiamo oltre. E questi sono grossi problemi che non abbiamo. Poi parliamo di quelli nostri, dei imprenditori locali. Certamente non possiamo aspettare che arrivino quelli da fuori, perché non esistono queste qui. Per cui noi siamo arrivati con questo documento anche a suggerire anche dei piccoli appalti, come poter fare 40.000 euro sotto soglia, anche per, se parliamo di riattivare anche l'economia, anche questi di 40.000 euro oggi fanno comodo a queste imprese. E diciamo anche di applicare una eventuale proposta di dire il 50% delle ditte che partecipano, avendo tutti la SOA, avendo tutti i documenti a posto, che siano locali. L'altro 50% possono venire anche da fuori, anche per dare questa possibilità e questa concorrenza anche tra le stesse ditte. Il fatto dell'avvallamento di questo qui, io allora come ANCE, è un discorso che può essere benissimo, valido, anche perché come quando si fece la legge sui professionisti, i giovani professionisti che a noi ci obbligarono, e quando dovevamo fare le progettazioni che si faceva l'associazione temporanea di professionisti, l'ATP, era obbligatorio inserire un giovane professionista che al di meno di meno di 5 anni di iscrizione all'ordine. Era proprio obbligatorio questa qui. È logico, perché altrimenti il giovane non fa esperienza. La ditta, la stessa ditta che può avere le capacità, può avere tutto quanto, mai ha fatto un lavoro del genere, non lo farà mai. E questo è l'importanza anche di queste proposte di avvallamento. Certo che in tutto quanto, quando si fanno le leggi, purtroppo c'è sempre quell'infiltrazione che ci sono. Ecco, sui controlli, noi diciamo, vabbè, questo lo facemmo 2 anni fa, nel 2016, questo documento sembra molto attuale sul fatto di dire benissimo, andiamo a lavorare sulle strutture che ci sono, che sono presenti, di non creare nuove strutture. Noi abbiamo ancora da fare la manutenzione su quelle che abbiamo. Penso che tutti i nostri pensieri vanno a un fatto accaduto non molto tempo fa.
per forse una manutenzione. A Roma abbiamo, è stato chiuso un ponte, adesso questo della scrofa, perché? Perché stava in momenti particolari. E cioè, noi arriviamo sempre all'ultimo momento, un minuto prima o qualche minuto dopo, purtroppo. Per cui questo, certamente le leggi vanno, è giusto che vengano fatte, vanno sistemate, aggiustate, calate anche nelle realtà, perché noi vediamo anche con le diverse iniziative che ci sono, tra anche la regione Lazio, la regione Campania, che siamo confinanti, a volte però abbiamo delle esigenze diverse, delle situazioni diverse, e a volte si vuole calare questa legge per forza a tutti, a tutte le regioni, a tutti i comuni. Noi le vediamo anche con le nostre, nella regione Lazio, con qualche legge ultima che è stata emanata. Per cui il fatto di queste leggi che diano la possibilità alle ditte, piccole, medie e grandi ditte, di poter lavorare in serenità, perché non siamo, giustamente dice, non siamo un paese corrotto, cioè assolutamente, insomma, che c'è, esiste, però non è che siamo così. E giustamente quando a volte veniamo invitati come ANCE, cioè un'associazione nazionale costruttori, già la parola costruttori, poi specialmente è sinonimo che giustamente c'è qualche cosa che non va, però non siamo un paese corrotto, è un paese che forse va regolamentato un po' meglio e visto per evitare che ci siano ulteriori passaggi di questo qua. Però la cosa più importante per noi è la burocrazia, e questo è un argomento per noi, parlo anche da libero professionista, da architetto, che purtroppo la burocrazia a volte, cioè non realizziamo, per cui vediamo che vengono anche altre persone da fuori che ci provano, noi già lo sappiamo che insomma l'iter è troppo lungo e spendioso poi anche questo qui. Grazie, buonasera. Grazie mille all'architetto, e io passo la parola alla consigliera della seconda sezione del TAR di Venezia, Daria Valletta, che ha incarichi specifici proprio negli appalti pubblici. Anche. Venezia siamo tre sezioni, quindi c'è una specializzazione, però evidentemente non altissima come può essere la specializzazione tra le numerose sezioni del Tribunale di Napoli, quindi diciamo un po' tutti si interessano della grande maggioranza, insomma, delle materie principali. Comunque, sì, io sono un magistrato del TAR Veneto, poi in effetti sono anche stata, prima di essere magistrato amministrativo, per molti anni magistrato ordinario, quindi ho visto anche un po' dall'altro versante il fenomeno degli appalti pubblici, perché facevo penale, quindi diciamo questo discorso, ad esempio, dell'avvalimento guardato dalla lente di ingrandimento dell'indagine sulla corruzione pure è qualcosa che mi è familiare, ma comunque stasera non è di questo che vi vorrei parlare. In effetti ora ho un compito ingrato, che è quello di non annoiare troppo l'auditorium alle 9 di sera di un venerdì, quindi cercherò di essere sintetica, di dare alcune però idee fondamentali che magari possono essere anche interessanti per chi non è, diciamo, un addetto ai lavori, quindi non eccessivamente tecniche, in generale un po' sulla storia della disciplina, perché della disciplina in materia di appalti, perché storia? Perché in effetti è tramite la prospettiva storica che noi cogliamo quelle che sono le reali esigenze alle quali si vuole dare risposta per il tramite dell'intervento normativo, cioè perché è tale oggi il quadro normativo, perché il legislatore comunitario si interessa tanto di questa materia degli appalti. E poi mi piaceva, in effetti ho portato con me qualche dato statistico che riguarda principalmente appunto l'incidenza dell'attività giudiziaria in materia di appalti, perché mi piace potervi offrire questi dati di natura statistica perché voi possiate poi valutarli autonomamente e criticamente e dare una risposta a questo quesito che ci attanaglia spesso, cioè a questa idea serpeggiante per la quale la giustizia, in particolare la giustizia amministrativa, con le sue, in particolare la giustizia amministrativa, perché è quella che poi si interessa effettivamente poi del settore degli appalti pubblici
quantomeno per quanto attiene alla fase che precede la stipula del contratto, quindi la fase della procedura di gara, se effettivamente questa incidenza della giustizia è tale da determinare fenomeni nocivi per lo sviluppo dell'economia nazionale, fenomeni paralizzanti, e quindi in qualche maniera sia una responsabilità che ci può essere imputata, oppure forse, come abbiamo poi scoperto in qualche maniera facendo il discorso sulla trasparenza, a volte queste idee non neanche portate al livello di consapevolezza, diciamo, che sono percezioni, poi all'apparir del vero miseramente cadono, nel senso che vengono un po' sfatate a volte dal dato numerico. Ma lascio a voi questa riflessione, non ve la voglio, diciamo, non voglio sovrapporre il mio pensiero al vostro. Allora, a me, abbiamo già detto più volte questa sera qual è l'attuale testo normativo di riferimento, è questo codice che viene varato nel 2016, il numero 50, sulla spinta di queste nuove tre direttive comunitarie del 2014, che in realtà non sono solo nuove perché ripercorrono sicuramente solchi che già erano tracciati a livello comunitario, ma introducono delle importanti novità, e quindi il legislatore italiano decide un intervento di riorganizzazione della materia degli appalti che persegue anche poi un obiettivo di semplificazione e di snellimento. Perché? Perché effettivamente la materia degli appalti pubblici è una di quelle materie che da un punto di vista normativo è stata caratterizzata nel tempo da una serie di interventi alluvionali, nel senso interventi che si sono stratificati, si sono addizionati, perché spesso l'obiettivo è stato quello di rispondere a delle esigenze che emergevano magari sul campo, nel campo economico, nel campo sociale, ma piuttosto che dar luogo, sto facendo un piccolo disastro, grazie, piuttosto che dar luogo a degli interventi di più ampio respiro, talora accade nel nostro paese che l'intervento abbia un carattere molto puntuale, molto specifico, si vada quindi a sovrapporre, a stratificare a quelli precedenti, la materia si è disorganica e quindi si intende intervenire con un codice. Questo codice in realtà segue ad un precedente codice del 2006 che era un pochino più corposo, aveva un maggior numero di articoli, soprattutto poi in effetti mentre il vecchio codice ha un unico regolamento attuativo, abbiamo già detto prima la peculiarità di questo nuovo codice, diciamo poi ai postri l'ardua sentenza sulla bontà di questa scelta, è quella di avere articolato in una serie di atti attuativi, non più in un unico regolamento, la fase di attuazione delle norme che sono dettate dal codice. Vabbè. Ora però a me interessava dire che in effetti la storia della disciplina degli appalti pubblici è in realtà una storia molto risalente nel tempo in Italia, cioè quando ancora non c'era lo Stato italiano, cioè quando ancora siamo agli albori dell'Ottocento, del XIX secolo, ancora con il Regno di Sardegna, noi già abbiamo i primi interventi normativi in materia di appalto pubblico. Dovete pensare che all'epoca l'appalto privato non era disciplinato, ma moltissimi settori del vivere civile non erano oggetto di interesse normativo da parte del legislatore. Allora perché in effetti il legislatore in epoca così risalente si interessa di dettare una disciplina? Perché? Perché già all'epoca si coglie comunque che questa attività della pubblica amministrazione, della quale abbiamo già insomma in qualche maniera parlato, cioè un'attività che in fin dei conti è distributiva di risorse, nel senso che finisce con l'attribuire vantaggi patrimoniali, incide sull'economia nazionale, e quindi da qui il rilievo e l'interesse specifico del legislatore che vuole che questa attività di distribuzione di ricchezza, che incide sull'economia, incide sulla vita poi degli operatori economici, perché ne può determinare, ecco, la fortuna piuttosto che invece al contrario, magari nei casi più sfortunati, l'uscita dal mercato, deve essere regolamentata in maniera tale da perseguire degli obiettivi che sono però obiettivi che si differenziano nell'ottica del legislatore interno rispetto a quella che è l'ottica del legislatore comunitario, che pure interviene molto e anche in questo caso sin da epoca molto risalente nella materia. Nel senso che questi primi interventi normativi che riguardano la materia degli appalti pubblici hanno principalmente come idea di fondo l'idea che la pubblica amministrazione nella contrattazione con l'appaltatore sia poi la parte debole contrattuale, nel senso che
vada tutelata un po' anche rispetto alla potenziale maggiore scaltrezza, ecco, se vogliamo dire, dell'operatore economico con il quale si interfaccia. E da qui quindi quello che è originariamente uno statuto anche di privilegio per la pubblica amministrazione, che si traduce in una serie poi di norme che riguardano la possibilità ad esempio di sciogliersi unilateralmente dal contratto, la necessità che il contratto debba essere approvato per vincolare la pubblica amministrazione, eccetera. Tutto questo allo scopo di consentire poi la migliore cura dell'interesse pubblico, cioè la migliore realizzazione degli interessi pubblici che la pubblica amministrazione persegue, da un lato. Dall'altro c'è la preoccupazione di tutelare la moralità, ovviamente, della pubblica amministrazione, quindi di prevenire, contrastare fenomeni di corruttela, dei quali abbiamo ampiamente parlato, per cui già con il codice Rocco del 1930, ad esempio, abbiamo le prime fattispecie di reato, la turbata libertà degli incanti, che presidia un po' il legale svolgimento delle gare pubbliche, perché in effetti mi interessa a questo punto inserire anche un altro inciso. Qual è la particolarità perché io finora ho parlato di appalto pubblico e non di appalto privato? Qual è la particolarità dell'appalto pubblico? La particolarità dell'appalto pubblico, cioè del contratto di appalto concluso con la pubblica amministrazione che abbia ad oggetto lavori, servizi o forniture, è al di là insomma di tutta una serie di dati sicuramente normativi rilevanti, non solo la necessità della conclusione per iscritto, quindi il rispetto di una determinata forma, la particolarità storicamente, quindi sin da questa prima ossatura della disciplina che rinveniamo, abbiamo detto, all'inizio del Novecento con i primi decreti del Regno di Sardegna, dicevo, la peculiarità è di prevedere che alla stipula del contratto si addivenga tramite una procedura di gara. Cioè, che cosa si vuol dire? Mentre quando c'è un incontro tra privati che devono stipulare tra di loro un contratto, normalmente la fase delle trattative è una fase che si svolge liberamente tra i privati, quindi io scelgo, se io devo ristrutturare casa, scelgo liberamente a chi affidare questi lavori, quale tipo di corrispettivo pattuire. I motivi per i quali scelgo insomma di stipulare il contratto sono normalmente irrilevanti. Quando invece il contratto di appalto deve essere concluso con la pubblica amministrazione, c'è la regola della gara, cioè una procedura che si articola in una serie di step, in una serie di segmenti, che prendono il nome nel loro complesso di procedura di evidenza pubblica. Per cui si parla spesso di evidenza pubblica. Perché si parla di evidenza pubblica? Diciamo che il nome è molto rivelatore della funzione e dello scopo ultimo del procedimento, cioè le funzioni sono quelle appunto di evidenziare, di portare a galla da un lato le ragioni per le quali la pubblica amministrazione arriva al contratto, perché in effetti c'è un interesse pubblico da soddisfare e ci sono delle risorse pubbliche che vengono spese per soddisfare questo interesse pubblico. Dall'altro, la pubblica amministrazione deve dare conto delle ragioni per le quali poi sceglie di preferire un operatore economico rispetto ad un altro, perché è strettamente collegato all'idea della incidenza sull'economia dell'assegnazione, ecco, della commessa pubblica. Poi l'esigenza che effettivamente la scelta ricada sulla, un po' ne parlava prima il consigliere Bonauro, la scelta deve ricadere sull'offerente che si profila migliore per il perseguimento dell'interesse pubblico, e non devono esservi appunto dei fenomeni di devianza che inducano la pubblica amministrazione a preferire ingiustificatamente l'uno rispetto all'altro. Allora, questa è un po' la logica, innanzitutto queste sono le ragioni che sono alla base dell'evidenza pubblica, storicamente, la regola della gara. Sono anche un po' gli obiettivi, quindi, perseguiti dal legislatore interno. Accade però che su questo quadro normativo piuttosto risalente, abbiamo detto nel tempo, chiaramente, che si va poi articolando progressivamente, arricchendo, dettagliando, e che comunque poi, tra l'altro, è ancora in parte vigente, intendo dire, la normazione interna non di fonte comunitaria, quella che si cristallizza nel Regio Decreto del 24, è una normativa che ancora in parte è un ambito di applicazione. Comunque, su questo quadro di normativa interna, poi a partire dagli anni 70 si innesta invece l'intervento comunitario, cioè come il legislatore italiano si interessa degli appalti pubblici prima ancora di interessarsi di molte altre figure contrattuali che verranno tipizzate poi solamente successivamente, analogamente si può dire che sia
tra virgolette prematuro, no, non prematuro, ma comunque assai risalente nel tempo, l'interesse anche dello stesso legislatore comunitario in materia di appalti. E questo perché, un po' per la stessa ragione, perché a livello comunitario diviene chiaro che effettivamente questa attività allocativa di risorse è un'attività che riesce ad incidere sul tessuto economico e che quindi diviene oggetto di interesse per il legislatore comunitario e che va disciplinata nell'ottica di perseguire determinati obiettivi. Con la caratteristica però che in effetti il legislatore comunitario si muove però lungo una direttrice diversa, cioè persegue principalmente un obiettivo diverso che quello del quale abbiamo più o meno parlato, comunque accennandone, che è quello della tutela della concorrenza. Cioè a livello comunitario l'interesse primario non è tanto che quello di assicurarsi che la pubblica amministrazione realizzi nel miglior modo possibile il proprio interesse pubblico, interesse cioè del quale la pubblica amministrazione è portatrice, ma l'interesse è tutelare la concorrenza, cioè evitare che vi siano dei fenomeni di distorsione del mercato che si verificherebbero nella misura in cui venisse ingiustificatamente preferito l'uno operatore rispetto all'altro. Quindi la regola della gara è comune, diciamo, a entrambi un po' le esperienze ordinamentali, cioè quella interna e quella comunitaria, ma gli obiettivi perseguiti sono altri. Nell'ambito poi di questa direttrice, diciamo così, generale della tutela della concorrenza, è stato poi evidenziato che con gli ultimi interventi normativi si sia ritagliato, diciamo, un ruolo particolare anche al un ruolo particolare per il perseguimento di un obiettivo più specifico, che è la tutela della concorrenza in favore delle piccole e medie imprese. E anche qui riprendo un po' un tema che è stato accennato, perché c'è consapevolezza che nella realtà di molti stati membri la piccola e media impresa rappresenta effettivamente il mattoncino primario comunque del tessuto economico nazionale, che la piccola e media impresa va tutelata, cioè non può essere schiacciata nel gioco degli operatori economici a tutto danno, diciamo, della piccola e media impresa, a tutto vantaggio del grande operatore economico. Perché? Perché da un lato questo finisce con l'espungere dal sistema le piccole imprese, con evidenti ricadute negativissime sul piano dell'economia nazionale, ma poi anche per la stessa pubblica amministrazione è chiaramente più vantaggioso disporre di un parterre più ampio di competitors tra i quali scegliere, quindi per, diciamo, favorire il gioco della competizione, per poter avere una gamma più ampia di offerte tra le quali scegliere e non doversi invece piegare poi alle offerte, alle posizioni solamente delle macro imprese, insomma, che si muovono nel sistema. In più si è detto che con queste norme, diciamo, di recente varo, quindi quelle che sono dal punto di vista comunitario introdotte nel 2014 con le tre direttive, dal punto di vista interno con il codice del 2016, si persegue anche un terzo obiettivo, no? Quindi accanto a questi classici, l'uno di matrice squisitamente interna, cioè quello appunto di tutelare il miglior perseguimento, l'obiettivo di realizzare il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, accanto a quello classico comunitario, cioè quello in effetti di tutelare la concorrenza, e poi si dice, oggi sembrerebbe emergere una terza finalità, che è quella di assicurare che le procedure, questa volta intendo riferirmi alle procedure di carattere giudiziario, il contenzioso giudiziario, si svolga nei più brevi tempi possibili, cioè di assicurare che il contenzioso sia celere, per cui queste procedure di gara, una volta iniziate, devono poter acquisire il crisma della definitività nel più breve tempo possibile, perché evidentemente la paralisi finisce con l'avere effetti catastrofici per la pubblica amministrazione, che non consegue il risultato, l'obiettivo al quale mira, per l'operatore economico che si trova paralizzato, per la stessa macchina giustizia che si trova appunto poi ingolfata senza riuscire a smaltire le procedure che vengono iscritte al ruolo. E quindi diciamo che sebbene la regola del diritto comunitario sia quella comunque di non invadere la sfera di competenza e di autonomia del legislatore interno da un punto di vista processuale, quindi per ciò che riguarda le regole giudiziarie, nel settore, diciamo, degli appalti pubblici invece si assiste in qualche misura ad una invasione di campo, per così dire, cioè nel senso, tale è l'interesse a realizzare certi obiettivi, quindi questo dell'accelerazione del contenzioso giudiziario, che il legislatore detta in fin dei conti, dà degli input, il legislatore comunitario che
dico propriamente legislatore, comunque in effetti le direttive comunitarie danno anche delle indicazioni da questo punto di vista. Ora si risponde poi nel diritto interno con l'introduzione di procedure super accelerate, molto rapide, che in materia di appalti pubblici hanno proprio l'obiettivo di dare una risposta molto breve, in tempi molto molto brevi, all'esigenza di giustizia che si crea in materia di appalti. Tutto ciò poi si gioca nell'ambito di un continuo dialogo tra le corti interne e le corti sovranazionali, in particolare i giudici di Lussemburgo, cioè la Corte di Giustizia Europea, perché c'è questo continuo dialogo aperto, per il quale talora la Corte di Giustizia ribalta anche completamente gli orientamenti delle corti interne, per cui l'adunanza plenaria, che è il massimo consesso della giustizia amministrativa, talora afferma, arriva ad un certo approdo, la Corte di Giustizia lo ribalta con delle ricadute poi molto concrete, non fumose, non meramente teoriche, ma molto concrete sull'assetto appunto del quadro della disciplina degli appalti pubblici. Ora, fatte queste brevi premesse molto generali, sperando appunto di non avervi annoiato troppo, volevo un po' semplicemente tirare le somme relativamente a questo quesito che avevo aperto un po' qualche minuto fa all'inizio del mio intervento, cioè quello legato alla domanda: qual è poi l'effettiva incidenza, l'effettiva portata dell'intervento giudiziario in materia di appalti? Cioè, innanzitutto, quante delle procedure di gara che vengono bandite in Italia ogni anno finiscono con l'interessare i tavoli della giustizia? Cioè, quante in effetti poi realmente vedono nascere un contenzioso e quindi l'iscrizione di un ricorso al tribunale? Quante poi di queste procedure finiscono effettivamente col vivere una battuta d'arresto, che è rappresentata poi sostanzialmente dall'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare da parte del TAR? In quanto tempo tutto ciò accade? Cioè, in effetti, che tipo di aspettativa si può nutrire nel rivolgersi alla giustizia amministrativa in materia di appalti quando appunto si apre questo tipo di contenzioso? Allora, semplicemente è stata condotta una rilevazione con riferimento al biennio 2015-2016, quindi due anni molto recenti, e si sono incrociati i dati a disposizione dell'ANAC, quindi Autorità Nazionale Anticorruzione, presso la quale appunto sono iscritte tutte le procedure di gara pubblica, con i dati dei quali che sono a disposizione dei tribunali amministrativi, quindi il numero semplicemente dei ricorsi che ogni anno vengono iscritti in materia di appalti pubblici. Allora, che cosa si scopre? Sebbene il percepito generale sia che per ogni gara d'appalto ci sia un corrispondente ricorso, una corrispondente in effetti iniziativa giudiziaria, in realtà si scopre che per il 2015 vengono impugnati il 2,6% degli appalti banditi, quindi circa 3.500 ricorsi su 136.000, e per il 2016 è più o meno analogo il dato, cioè il 2,7% degli appalti banditi sfociano poi in un'iniziativa di carattere giudiziario. Quindi, se vogliamo, per il biennio 2015-2016 cioè un numero di ricorsi iscritti a ruolo in materia di appalti che è inferiore alla soglia del 3% di quelli complessivamente banditi, delle procedure di gara che si sono pubbliche complessivamente svolte in Italia. Questo dato poi deve essere incrociato con quello relativo al numero di sospensive accordate, cioè al numero di provvedimenti cautelari che sono stati adottati dai tribunali amministrativi regionali nell'ambito di questo biennio che abbiamo in considerazione. E che cosa scopriamo? Scopriamo che in effetti per il 2015 questo effetto paralizzante del TAR sub specie di adozione della sospensiva si è verificato nello 0,7% dei casi, cioè 0,7% delle totali procedure di gara che sono state bandite in quell'anno in Italia. Quindi di quel 3% poi in realtà meno dell'1% delle procedure effettivamente subisce una battuta d'arresto, e il dato è sostanzialmente analogo per il 2016, perché solo 850 su 120.000 procedure hanno visto poi effettivamente l'adozione di un provvedimento cautelare. Detto ciò, ovviamente poi c'è sempre il rischio di ribaltamento del provvedimento di primo grado all'esito del giudizio di appello, quindi con la pronuncia del Consiglio di Stato
o del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ma in effetti più o meno i dati rimangono invariati, c'è un leggerissimo incremento del numero di sospensive che vengono accordate, ma insomma non c'è un significativo scarto. Ma guardiamo e poi in effetti ci salutiamo quest'ultimo dato, perché mi sembra che sia utile in effetti portare alla vostra attenzione, che è quello relativo alla durata media di questi procedimenti che si svolgono al TAR. Quindi qual è effettivamente l'aspettativa di giustizia che si può nutrire? Dunque, tra l'iscrizione del ricorso a ruolo, che oggi, date queste procedure acceleratissime introdotte appunto anche sulla scorta della spinta comunitaria, deve avvenire entro tempi molto celeri dal momento in cui si verifica il fattaccio, cioè dal momento in cui c'è l'inghippo, viene posto in essere l'atto che si discosta al paradigma regare, fino da questo momento, quindi dicevo l'iscrizione a ruolo, fino al momento della decisione. Nel 2015 ci sono mediamente 42 giorni di attesa, nel 2016 38 giorni e nel 2017 addirittura 33. Quindi in effetti tutto sommato, non voglio aggiungere nient'altro, perché sta a voi tutto sommato a questo punto trarre le conclusioni, però... Forse ecco, la risposta almeno della giustizia amministrativa in materia di contenzioso degli appalti pubblici non è così poi, non ha delle ricadute poi in effetti così negative in termini di effetti paralizzanti sul funzionamento dell'economia come qualcuno potrebbe essere poi portato a pensare, ecco, semplicemente. Grazie. Allora, da quest'ultimo intervento io personalmente, come amministratore, come assessore, sono felicissima, perché ho una gara bloccata al TAR dell'assistenza del trasporto scolastico, per cui se i tempi sono questi io sono salva assolutamente. Ringrazio i nostri relatori per essere intervenuti, per essere stati così chiari, così interessanti, anche per non addetti ai lavori, presumo. La maggior parte di loro sicuramente della nostra platea lo era, però sicuramente anche chi non mastica proprio di diritto nello specifico di appalti pubblici sicuramente ha avuto le idee molto chiare. Io vi ringrazio moltissimo e vi saluto, e speriamo di rivederci in una location altrettanto bella per un altro convegno. Grazie mille e buona serata a tutti. Grazie.